Italiano è sempre stata una squadra abbastanza curiosamente alla nostra portata, diciamo curiosamente perché il Nicaragua è stato vice campione del mondo, è stato spesso medaglia di bronzo, quindi voglio dire parliamo dell'elite del baseball mondiale, eppure l'Italia è sempre riuscita chissà perché a batterla. Speriamo che la cabala valga anche in questa circostanza, in questo secondo torneo olimpico di baseball. Ce lo auguriamo ovviamente, Marco Lucchini, e con la promessa agli appassionati di baseball di tornare ogni tanto sulla partita, la linea torna a Federico Calcagno. Grazie. Hanno fatto il loro ingresso in sala al Georgia World Congress Center le protagoniste di questo torneo individuale di fioretto femminile. Vedete inquadrata Laura Badea, campionessa del mondo a favore del Nicaragua, con un grande fuoricampo di Claudio Libertiani appunto all'inizio di questa ripresa. Fuoricampo da un punto, le basi erano vuote, quindi Claudio Libertiani ha accorciato le distanze. Dopo un primo inning un po', possiamo dire, disastroso da parte della nostra squadra, in particolare del lanciatore partente poco intanto eliminato al piatto Enrico Vecchi, è il primo eliminato di questa terza frazione d'attacco per l'Italia. Seguirà nel box Luigi Carrozza. Luigi Carrozza è andato strikeout anche nel suo primo turno. Dicevamo un inizio di partita per l'Italia in difesa abbastanza problematico, con due basi ball concesse da Massimo Fochi e poi un fuoricampo improvviso di Erasmo Bacca. C'è da dire che intanto qui c'è la battuta di Carrozza, è un valido, un singolo da una base per Carrozza. C'è da dire che il Nicaragua ha schierato, proprio perché appunto c'è questa tradizione in cui l'Italia riesce sempre a superare in qualche modo il Nicaragua, squadra peraltro molto forte, proprio per questo il Nicaragua ha schierato il suo miglior lanciatore, quel Freddy Coria, che doveva firmare per i professionisti nordamericani, poi evidentemente è stato bloccato proprio in vista delle Olimpiadi e quindi per non indebolire la formazione nicaraguense. Intanto Francesco Casolari nel box di battuta, battitore designato, ha battuto un doppio nel primo turno alla battuta. Dobbiamo dire che l'umidità è notevole, ha anche piovuto poco fa, quindi è stata una breve sospensione del gioco. Questo non ha fatto altro che aumentare ulteriormente il tasso di umidità nell'aria e questo non giova sicuramente ai nostri giocatori, che chiaramente sentono maggiormente questo problema della umidità. Intanto qui c'era un tentativo di Carrozza di allontanarsi e rientrato